l'assunzione, la consapevolezza, potremmo dire, in tutta umiltà di quello che è il nostro limite. Noi adesso abbiamo bisogno per agire, non solamente di agire noi in maniera personale, in maniera associativa, attraverso le varie tecniche economiche, sociali che tradizionalmente vengono utilizzate, ma abbiamo bisogno di interagire con dispositivi tecnologici e con programmi tecnologici che sono ormai quelli con cui normalmente, quotidianamente viviamo. Faccio un esempio. Oggi la ricerca scientifica come viene anche finanziata? Viene finanziata perché uno va su determinati siti, propone la sua idea e fa in questo modo fundraising. Cambia completamente lo scenario. Ad una persona che non conosco, che ha un progetto che mi sembra interessante da sviluppare scientificamente, tecnologicamente, eccetera, do un supporto attraverso una forma che è quella della presenza in determinati siti. Perché io mi devo fidare di questo? A volte c'è anche la fregatura, come nel caso ad esempio di quella persona malata che è andata su Facebook, ha raccolto un sacco di soldi e poi ha scoperto che la sua non era propriamente una malattia, ma c'era sotto un determinato inganno. Che cosa cambia realmente in questa interazione con le tecnologie? Cambia la nozione di fiducia, cambia il modo in cui noi diamo e riceviamo fiducia nei confronti delle altre, rispetto alle altre persone, quindi anche rispetto ai bisognosi. La nostra attività, l'attività del volontario, l'attività di volontariato, si basa sulla fiducia, è cementata dalla fiducia. Ebbene, nel mondo tecnologico, nel mondo delle interazioni con gli strumenti comunicativi, con i dispositivi, con le piattaforme, se vogliamo veramente essere adeguati a questi nuovi scenari, dobbiamo comprendere che la nostra fiducia deve essa stessa trasformarsi. Deve essere fiducia non più e non soltanto nelle persone, nei loro garanti, nei referenti che in qualche modo garantiscono per certe situazioni, in certe strutture che costruiamo a questo scopo, ma la fiducia deve essere anche nei confronti di determinati dispositivi tecnologici, piattaforme tecnologiche, esattamente quelle che ci permettono davvero di intercettare ulteriori bisogni secondo le modalità che non sono più soltanto il futuro prossimo, sono già presenti. La fiducia dell'epoca delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, la trasformazione della fiducia, il mantenimento della fiducia è veramente la grande sfida, credo davvero la grande sfida, che proprio per l'attività, l'esperienza, la missione del volontariato deve essere accolta e deve essere, se possibile, rilanciata. Grazie per la vostra attenzione. Sei disposto? Sì, io sono qui. E allora? È tutto nostro. Vi ho distrutto, no? No, ho messo tanta carne al fuoco, avete visto, però il tema non poteva, cioè erano tutte cose che si ricollegavano l'una all'altra e non potevo prendere un filo senza tirare tutti gli altri e magari anche scucire la coperta poi alla fine. Però credo che alcune questioni di fondo sono state toccate e in qualche modo riguardano non solo la nostra vita, la nostra esperienza quotidiana, ma, ripeto,
come sono andato dai commercialisti, dai medici, dai giornalisti, anche loro ancora più preoccupati, giustamente, per la disintermediazione che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione comportano. Così sono qui davanti a voi proprio a pensare che cosa cambia e come si può essere all'altezza di questi cambiamenti. Ecco, questo è il punto. Franco. Io veramente ti vorrei chiedere di diverse cose, no? Ma mi giro di comuni perché è antipatico a mettere. Il discorso della fiducia, che è quello con il quale hai concluso. Adriano, te ci hai parlato di pervasività delle tecnologie, no? È venuto in mente quel bellissimo film di Kubrick, Odissea, quando lo scimmione prende l'osso, e quella è tecnica, d'accordo. Però la tecnologia se la trova qua dell'astronave e guarda caso il computer dà di matto, dà di fuori, gli scappa, si ribella. Ora, quando ti parli di fiducia, io ci vedo una vena ottimistica che in un professore di filosofia morale mi lascia un pochettino perplesso. Ma non tanto perché io ho paura, penso che la tecnologia si ribelli e ci preghi. Io penso più che altro con grande timore e tremore all'uso che chi è più potente di me, per esempio, fa della tecnologia. Quindi io non ho più paura del computer che impazzisce, ho paura dell'uomo che usa il computer. Se io devo dare un senso aliano alla mia vita, che vuol dire aver cura degli altri e delle cose che mi circondano, cioè del mondo, visto che sono gettato, no? Questo mondo, te l'hai studiato bene, vabbè, io voglio capire bene in che mondo mi muovo e mi sfugge come uomo della mia generazione. Sono molto disorientato, anche se veramente il computer lo uso per le mie cose, no? Ma quando si parla di autonomia, è veramente, ecco, la morale, l'etica, la libertà di scelta, l'aver cura degli altri e del mondo che ci circonda, Adriano, questo mi preoccupa. Rispondo subito. No, Franco, hai ragione, d'altra parte è come appunto giustamente si preoccupano i commercialisti, i medici, eccetera, qui si preoccupano anche i filosofi e più precisamente gli eticisti, cioè coloro che si occupano di etica, tra cui il sottoscritto che appunto insegna questa disciplina. Ed è appunto per questo che, così mi faccio anche lo spot pubblicitario, ho scritto un libro che si intitola esattamente Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, perché è questo il punto vero. Di fronte a questo scenario noi come ci possiamo, dobbiamo e bene che ci comportiamo? Allora, non sono ottimista quando parlo di fiducia. Sono realista, nel senso che se ci pensiamo bene, la fiducia, diciamo, una pubblicità dei nostri tempi, è una cosa seria e si dà le cose serie, bene, ma la fiducia è qualcosa che noi siamo quotidianamente costretti a dare. Se io non so dov'è la casa di Ariano e mi fermo ad uno che incontro per la strada e dico vado bene per la casa di Ariano, mi affido a lui, ho fiducia che mi risponda correttamente e che non mi inganni. Può benissimo darsi che mi inganni, ma non posso fare a meno di dare fiducia a questa persona, altrimenti non vivrei, quotidianamente non vivrei. Gli esseri umani sono aperti all'imprevisto, è la loro caratteristica antropologica e il modo in cui riescono a sopportare questo è attraverso la fiducia. Poi certamente si può dare fiducia del tutto, un po' di meno, si può imparare dall'esperienza, eccetera, eccetera.
però questo è un dato, la fiducia è al principio, questa apertura è al principio. Il problema è che oggi non si tratta più di dare fiducia ad un altro essere umano o ad una determinata situazione o un determinato contesto, si tratta di dare fiducia a delle macchine, a dei programmi, a dei determinati algoritmi che sono stati a loro volta creati, costruiti e programmati dagli esseri umani e su cui gli esseri umani certamente hanno in parte controllo, ma la possibilità sicuramente di averci un tornaconto. Le grandi companies, Amazon, Google, eccetera, hanno il loro tornaconto, sono cresciute, hanno fatto i soldi proprio grazie a questa capacità di programmazione. E quindi tu hai ragione a dire stiamo attenti al potere, stiamo attenti anche all'utilizzo di questo. E pertanto, attenzione, la fiducia deve essere attentamente calibrata. Quando uno dei miei ragazzi, io inizio sempre i corsi dicendo chi è su Facebook, chi è su Twitter, quindi anche dalla comunicazione, chi è qui e chi è lì, e poi chiedo chi di voi ha letto attentamente le numerose pagine iniziali che vi permettono di accedere a questa piattaforma? Ma nessuno, ma tutti noi clicchiamo subito su I accept. Io ci hanno fatto anche un film su questa cosa. E perché? Perché diciamo riponiamo una fiducia in questi programmi e in coloro che poi li utilizzano, che poi ci accorgiamo, ci siamo accorti essere mala riposta. Cambridge Analytica, l'utilizzo dei nostri dati personali per fini politici, se non addirittura di profilazione commerciale e economica, lo sta a confermare. E allora però impariamo da questo. Allora adesso spero che un discorso di privacy sia un pochino più avvertito a livello generale, anche dai più giovani. A questo punto quindi la fiducia non è un discorso ottimistico, è un discorso di ricalibratura che noi costantemente facciamo, ma è la nostra esperienza. Il bambino si fida di tutto, poi è la mamma che deve dire stai attento a non andartene via se c'è un signore per la strada che dice vieni con me e non lo conosci, non è tuo padre, tua madre o tuo zio, insomma. L'etica in questo contesto che deve fare? Deve cambiare, perché l'etica fino a oggi è da Aristotele, il primo che ha scritto un libro di etica chiamato, insomma, che faceva riferimento, che ha inventato questa parola etica, usi, costumi consolidati dell'individuo e della comunità, che ci permette di agire bene come individuo e come comunità. Da Aristotele fino a oggi l'etica riguardava l'azione, l'agire solo degli esseri umani. La novità qual è? Quello che ho appena detto, che adesso agiscono anche le macchine e agiscono con un certo grado di autonomia. Allora, primo problema dell'etica oggi è liberarsi da tutte quelle concezioni. Oggi continuiamo a leggere manuali di etica, a insegnare sui manuali di etica che sono desueti, perché le concezioni conseguenzialiste, utilitariste, deontologiche, l'etica delle virtù, eccetera, riguardano soltanto i comportamenti degli esseri umani. Peccato che oggi appunto agiscono anche le macchine. Secondo, visto che agiscono anche le macchine, impariamo a interagire e domandiamoci, poniamoci le domande di fondo, che cosa è buono, quali sono i criteri e i principi per agire bene in questa interazione, che è quello che ho iniziato a fare anche con voi adesso. Terzo e ultimo, hai parlato di libertà, fondamentale, questo è puramente umano e c'è, ci deve essere, perché se non c'è libertà non c'è etica, se non c'è libertà non c'è essere umano. Sono tranchant, ma se volete poi ve lo dico anche perché, ma è così. Le macchine non sono libere, perché? Perché le macchine agiscono secondo procedure, cioè l'algoritmo, il sistema di calcolo secondo cui avvengono determinate cose,
predetermina una serie di azioni, di reazioni, di comportamenti. La macchina può agire in un certo modo sulla base di certi scenari che possono essere previsti e può interagire con l'ambiente e col mondo sulla base del fatto che questi scenari di volta in volta si presentano e quindi interagisce, reagisce. L'essere umano può anche, l'essere umano è creativo, cioè può anche non interagire o decidere di interagire in un altro modo, oppure spegnere, oppure fare quella cosa matta che cambia completamente lo scenario. La macchina è molto più potente a livello di calcolo e di previsione, l'essere umano la frega con la sua creatività. Il gioco del Go, il campione mondiale di questo gioco cinese complicatissimo, 5 partite, 4 volte ha perso con la macchina, poi lui ha fatto una tattica assolutamente pazzesca e ha vinto. C'è un pericolo, che è veramente il pericolo più grosso, più forte, che alcuni miei colleghi, alcuni dei nostri cercano di farci cadere. Cercano di farci pensare che noi siamo come le macchine. Cioè che noi siamo in qualche modo necessitati, programmati, programmabili, che il nostro cervello, che le nostre reazioni sono in qualche modo meccanicamente prevedibili. Il cervello può essere scientificamente, neuroscientificamente determinato e predeterminato. La libertà non esiste perché prima di questo c'è già una determinata forma di risposta prima che noi decidiamo di prendere questo o quel pulsante. Questo è il vero pericolo, perché se l'essere umano diventa una macchina, non è più essere umano, non è più essere umano, e quindi non c'è più spazio neanche per tutto quello di bello e di buono che abbiamo fatto nel corso della nostra storia. Posso? Io sono un po' stronata. Io ero convinta che anche queste tecnologie siano un modo col quale l'uomo ha allungato la mano fino al pezzo di. Quindi l'etica, l'attenzione dovrebbe essere su chi ha costruito, costruisce e gestisce queste, cioè dobbiamo controllare quelli, perché non so, mi è sconvolto. Lo so, ma questa è un'altra tesi molto molto diffusa. Io non ho letto niente, ma ho espresso la mia. Ma insomma, sono tesi che poi girano, che si respirano, insomma. Io ho cercato di motivare invece uno scenario diverso, e quella che non è una mia opinione, ma insomma una cosa che mi sembra possa essere verificata e verificabile, quindi condivisa. Perché è pericoloso quest'altro modo di pensare, cioè il non riconoscere la differenza tra tecnica e tecnologia? Cioè tra uno strumento che è sotto il mio controllo e una macchina, un dispositivo che io controllo solo in parte o che non riesco addirittura a controllare. Sì, ma altri uomini lo controllano, altri esseri umani l'hanno costruito e lo controllano. No, pensi alla Google Car, pensi alla macchina senza guidatore. Allora, pochi mesi fa c'è stato un esperimento in Cina in cui questa macchina ha fatto un incidente e la persona che stava in macchina è morta. L'incidente c'è stato perché questa macchina, poi si è scoperto, non ha riconosciuto un determinato camion che era fermo su un angolo della strada come un camion, ma ha riconosciuto sempre, tra virgolette, un linguaggio umano antropomorfico che noi applichiamo, ma l'ha considerato un'altra cosa e quindi ci è andata contro, si è distrutta, eccetera, eccetera. Allora, sì, certamente, ma a questo punto noi possiamo trovare la responsabilità. La responsabilità di chi è?
del programmatore che non ha programmato anche questo aspetto, del costruttore che non ha tenuto conto del programma, ha applicato il programma in maniera adeguata, eccetera, eccetera. Magari dello stesso passeggero che in extremis non si è accorto e non ha girato il volante perché si è distratto, stava vedendo. Quanto pare uno dei motivi per cui è bene passare le macchine a guida automatica e che possiamo vederci i nostri film preferiti su Netflix mentre la macchina va. No, lo dicono, lo dicono. Questo dopo, però. Intanto il problema qual è? Era prevedibile questa cosa? No, perché altrimenti l'avrebbero prevista. Cioè, a posteriori noi possiamo trovare la responsabilità, cioè la colpa e imputare un essere umano, ma l'azione lì l'ha fatta la macchina e l'errore è stato fatto dalla macchina perché era qualcosa di imprevedibile. Cioè, l'essere umano, questa è la differenza tra tecnica e tecnologia, crea qualche cosa che è in grado di interagire in maniera imprevedibile con il suo ambiente. Poi dopo che è avvenuta la cosa possiamo anche dire ah sì, poteva essere previsto, e la volta dopo, come facciamo anche noi, impariamo e non ricaschiamo più nello stesso errore. Ma in quel momento lì la macchina è aperta al futuro, è aperta a qualcosa di non determinato e di non determinabile. E qui l'elemento della sua autonomia, capisce? Allora, perché è pericoloso dire che la tecnica, che lo strumento, che il dispositivo tecnico è uguale all'apparato tecnologico? Perché chi pensa questo poi dice anche ah va bene, in fin dei conti il problema è semplicemente di usare bene questi dispositivi, quindi se questi dispositivi tecnologici in qualche modo dipendono dagli esseri umani, il problema è solo quello di usarli bene o di usarli male, e questa è responsabilità dell'essere umano. No, perché come ho cercato di far capire, in questo modo non si coglie il problema, perché è un modo cioè di mettere sotto il tappeto la questione vera, perché sì certo è vero, io sono un terrorista dell'ISI, posso utilizzare questo telefono o per chiamare Pier Giorgio o per fare esplodere una bomba al mercato di non so dove, ok? E le stesse cose io posso farle con questo telefono che è uno strumento. Però nel momento in cui questo smartphone compie una serie di azioni, una serie di atti, attraverso ad esempio una sua app, attraverso, che ne so, Google Map, che mi serve per orientarmi in giro per il mondo, e quindi io mi oriento attraverso questa cosa, e questa app che mi permette, che interagisce con...